Ciao a tutti e benvenuti in questa speciale edizione del TG Seconda G. Io sono Cubis il cubo e io sono Quadratis il quadrato. E oggi vi parleremo di due tematiche importantissime e preoccupantissime: il fumo e l'alcol. Vediamo assieme dei dati per comprendere questi misteriosi argomenti. Cerchiamo di capire meglio le conseguenze di uno stile di vita pericoloso. E ora ci colleghiamo con Alcolandia. Una volta arrivati in ospedale, non riporta lesioni gravi, solo dei leggeri graffi. Il suo fegato però è rovinato a causa dell'alcol. Così era il suo fegato. E guardi com'è ora. L'alcol l'ha danneggiato in modo grave. In più, il suo tasso alcolemico risulta molto alto, perciò l'attenzione nella guida è scarsa. In Italia le persone con più di 14 anni che dichiarano di bere sono il 16,70% della popolazione. Già nel nord stiamo peggiorando, arrivando al 19%, ma il dato più critico è nel nostro Veneto, con il 19,60%. Ragazzi, smettiamola di bere! Linea ora a Fumolandia! Smettila subito di fumare. Perché, scusa? I tuoi polmoni si danneggeranno. Potrebbe addirittura venirti un cancro a tutto l'apparato respiratorio. Diventerà una dipendenza e non riuscirai più a smettere. Va bene, ma io non sono come gli altri. Smetterò quando voglio. Dicono tutti così all'inizio, ma quando ti troverai in un letto d'ospedale, ripenserai al tuo sbaglio e ti pentirai. Sì, sì. Tanto a me non succederà niente. Ne so più di quanto pensi. Anch'io ho fumato, ma ho smesso in tempo. In Italia ci sono già molti fumatori dall'età di 14 anni. Se ti fermi adesso potrai rimediare al danno che ti sei causato. Ok, ma come farò? Non da solo. Ti presento io, le persone che ti aiuteranno. Grazie del tuo aiuto, sei davvero un'amica. Le statistiche ci dicono che i fumatori con più di 14 anni in Italia sono il 19,90%, nel nord il 20,10% e nel Veneto il 18,10%. Siamo sulla buona strada, ma c'è ancora tanto da fare. Arrivederci a tutti, vi aspettiamo alla prossima edizione del TG Seconda G.